Si chiede il rinvio a giudizio per concorso in omicidio premeditato e distruzione di cadavere per Oscar Maggi, operaio della fonderia Bozzoli di Marcheno, addetto al forno più piccolo, che sarebbe stato presente al momento della scomparsa di Mario Bozzoli. Questo rappresenta il culmine dell'intera vicenda giudiziaria legata all'omicidio dell'imprenditore Mario Bozzoli, avvenuto nella fonderia di famiglia l'8 ottobre 2015 a Marcheno, Brescia. Il nipote, Giacomo Bozzoli, è stato condannato all'ergastolo sia in primo grado che in appello per questo delitto. Nelle motivazioni della sentenza di appello, i giudici hanno argomentato la condanna a vita per il nipote dell'imprenditore dicendo: «L'omicidio è stato commesso in un circoscritto ambito spaziale e temporale in cui gravitavano, oltre all'imputato Giacomo Bozzoli, unicamente Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, con cui ha agito in concorso. Freddo e imperturbabile, Giacomo Bozzoli ha ucciso lo zio in modo atroce». Quanto ha affermato è sostanzialmente confermato anche nella sentenza di primo grado. Di conseguenza sono state avviate nuove indagini e recentemente è stato notificato un avviso di chiusura proprio a Oscar Maggi. Questo non è il suo primo incontro con la procura. L'ex operaio della fonderia era già stato indagato nel 2015 insieme ad Alex Bozzoli, fratello di Giacomo, e a un altro dipendente dell'azienda, il senegalese Aboagi Akwasi. Nessuno dei tre è poi stato processato, ma ora l'attenzione degli inquirenti si è nuovamente rivolta verso di loro e Maggi rischia un nuovo processo. Anche Alex Bozzoli e Aboagi sono nuovamente sotto inchiesta, sebbene le accuse a loro carico siano meno gravi. Si sospetta che abbiano cercato di depistare le indagini, motivo per cui sono di nuovo accusati di false testimonianze durante il processo a Giacomo Bozzoli. Ora Oscar Maggi avrà 45 giorni di tempo per essere interrogato dagli inquirenti o per presentare una memoria difensiva. Si menziona inoltre Beppe Ghirardini, che secondo le motivazioni delle due sentenze e l'atto di chiusura delle indagini era presente in azienda. Ghirardini fu trovato morto per avvelenamento a Ponte di Legno 10 giorni dopo l'omicidio del suo datore di lavoro. Secondo le indagini, si suicidò con il cianuro per rimorso. I giudici non hanno mai avuto dubbi sul coinvolgimento di Ghirardini nel delitto. La prova? La presenza di 5.000 euro in contanti, emessi consecutivamente dalla Banca Centrale Austriaca, rinvenuti presso l'abitazione del dipendente. Secondo la Corte, quei soldi rappresentano un compenso per il fondamentale ruolo di Giacomo Bozzoli nella distruzione del corpo nel forno. Ma per l'uomo il senso di colpa sarebbe diventato insostenibile, portandolo al suicidio. È importante notare che questa ricostruzione non è condivisa dai parenti del dipendente, i quali ipotizzano una possibile induzione al suicidio. Il fascicolo relativo all'istigazione al suicidio è comunque stato archiviato. Nel frattempo, gli avvocati difensori di Giacomo Bozzoli, Franco Coppi e Luigi Frattini hanno depositato il ricorso in Cassazione. In 145 pagine, i legali affermano: «Manca qualsiasi prova che Mario Bozzoli sia stato ucciso nell'azienda della società Bozzoli e che il suo corpo sia stato immesso nel forno. In ogni caso, manca del tutto anche qualsiasi prova che Giacomo Bozzoli abbia concorso nell'eventuale omicidio di Mario Bozzoli». I giudici dell'appello, Claudio Mazza e Massimo Vacchiano, sono fermamente convinti che tutte le prove raccolte incriminino l'imputato, nonostante il corpo di Mario Bozzoli non sia mai stato trovato. Giacomo aveva un movente chiaro. È l'unico individuo in cui si riscontra un odio ostinato e incontenibile verso la vittima, unito a un rancore altrettanto persistente e irremovibile. Quest'odio è alimentato anche da interessi economici legati agli affari familiari e societari, poiché Mario ostacolava i suoi progetti imprenditoriali. Inoltre Giacomo è l'unico che ha manifestato più volte senza remore il desiderio di uccidere lo zio. Diventò una necessità eliminare Mario quando quest'ultimo si rese conto delle trame truffaldine intercorse, a sua insaputa, tra i membri della famiglia, compreso il fratello e i nipoti. Queste sono le affermazioni dei giudici nell'appello. Stava scoprendo le loro condotte illecite a danno della società di Marcheno e in favore di quella a Bedizzole,
realizzata dai nipoti e che ora è attiva. I giudici non hanno dubbi su come sia stato eliminato il cadavere dell'imprenditore. Lo hanno dimostrato attraverso un esperimento condotto durante un incidente probatorio. In una fonderia è stato posto un maiale morto, poiché la sua struttura corporea è simile a quella umana. La carcassa è scomparsa tra le fiamme in pochi istanti, senza alcuna esplosione, ma solo con una breve fumata bianca. Coincidenza vuole che proprio nell'ora in cui è scomparso l'imprenditore, nella fonderia Bozzoli si sia verificata una fumata bianca, confermata dai dispositivi di monitoraggio e subito oggetto di interrogativi da parte dei carabinieri. Nonostante ciò, nessuna telecamera interna ha potuto registrare l'evento, poiché gli occhi elettronici erano stati spostati dai fratelli Bozzoli su cumuli di rifiuti nei giorni precedenti. La difesa di Giacomo non è d'accordo e chiede l'annullamento delle sentenze precedenti. Si apre così un nuovo capitolo nella vicenda.